Casellati in Calabria, la presidente del Senato in una regione dal cuore spezzato per la tragedia di Stefania e dei suoi due bambini, il piccolo Nicolò ancora non si trova malgrado le ricerche continuino senza sosta. Preserre in ginocchio, il maltempo dei giorni scorsi ha messo a dura prova anche le comunità delle preserre vibonesi, il nostro reportage nelle zone più colpite, lì dove la situazione resta critica. Impatto mortale sulla strada statale 107, a perdere la vita un uomo di 56 anni di Spezzano della Sila. L'auto finita fuori strada è andata ad impattare violentemente contro un guardrail. Inutili soccorsi. I due delitti. La famiglia di Stefano Piperno, il giovane ucciso e bruciato a Nicotera, si affida all'avvocato Nicodemo Gentile. L'avvocato dei casi Scazzi, Ragusa, Teresa e Trifone, oggi a Vibo anche per la scomparsa di Maria Kindamo. Il sogno di Saida, arrivata dal Marocco in Italia per lavorare, trova l'amore, ma anche la malattia. Affetta da una devastante patologia, ora vorrebbe riabbracciare i propri cari prima di chiudere gli occhi per sempre. Buonasera ai telespettatori di La C, dunque questi i principali fatti del giorno. In apertura la tragedia di Stefania Signore e dei suoi bambini fatalmente travolti giovedì scorso dalla piena del torrente Cantagalli. Il piccolo Nicolò, malgrado le ricerche, ancora non si trova e stamani a San Pietro Lametino ha fatto tappa la presidente del Senato, Casellati. Centinaia di braccia si sono unite ai soccorritori che da quattro giorni scandagliano il terreno di San Pietro Lametino alla ricerca del corpicino di Nicolò, il bambino di due anni inghiottito dalla furia delle acque che non ha lasciato scampo neppure a mamma Stefania e al fratello Christian di 7 anni. In località Bellecanne sono state svuotate le vasche, è stata effettuata una ricognizione aerea, anche i cani hanno tentato di fiutare qualcosa, ma niente, Nicolò non si trova. È come cercare un ago nel pagliaio, ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha accompagnato la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati sui luoghi della tragedia. L'istinto alle volte quello ti porta a fare delle azioni che sono a posteriori sbagliate. La prima inquilina di Palazzo Madama arriva poco dopo le 10, raggiunge il campo di coordinamento dei soccorsi dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Stefania Signore e di suo figlio Christian. Ora basta, tuona la Casellati, non possiamo continuare a piangere morti. Qui in Calabria non si tratta più di emergenza ma di pericolo reale e costante. È un termine che deve essere bandito dall'agenda sia politica che istituzionale, perché qui ormai c'è un pericolo costante ed allora occorre che lo Stato metta in atto tutte le misure che sono necessarie. Alle ricerche di Nicolò anche il giovane papà Angelo Fria, che in una maledetta notte di pioggia ha perso tutta la sua famiglia. Indossa gli stivali e un paio di jeans sporchi di fango. Gli va incontro la presidente del Senato che vuol confortarlo. Parlano alcuni minuti e chiedono di non essere ripresi dalle telecamere. Poi di corsa al centro polifunzionale regionale dei Vigili del Fuoco a Lamezia. È qui che si svolge la conferenza stampa. Sono qui per dire basta. Lo devo dire con forza. Noi non possiamo più soltanto piangere le nostre vittime e lamentarci di quello che succede nei territori. Noi vogliamo che queste tragedie non si ripetano più. All'incontro partecipano il presidente della regione Mario Oliverio, alcuni parlamentari calabresi, i prefetti e i presidenti delle province di Vibo Valentia e Catanzaro. È proprio quest'ultimo che a conferenza stampa finita ferma la presidente del Senato per implorarle aiuto. Se dovesse piovere domani noi non abbiamo i soldi per poter intervenire, quindi le chiedo, come ho chiesto al direttore Borrelli, di intervenire nel decreto sicurezza che state varando, che stanno varando per Genova, affinché le risorse che abbiamo impegnato per le somme urgenze di queste ore, le strade le abbiamo riaperte, ma con la responsabilità del presidente e dei dirigenti che hanno firmato. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Continuiamo a parlare di maltempo, maltempo che ha messo in ginocchio anche le comunità delle preserre vibonesi. Il nostro reportage nelle zone più colpite, dove la situazione resta critica. È come se ci fosse stato un bombardamento.
Polia, Monterosso, San Nicola da Crissa sono tutti comuni delle preserre vibonesi, ma sono soprattutto i centri più colpiti dalle violente precipitazioni cadute negli ultimi giorni su tutta la provincia. Da queste parti solo per circostanze fortuite la pioggia e il fango non hanno seminato morte. Tuttavia resta la distruzione, case e strade crollate, condizioni di isolamento totale, scuole allagate, colture cancellate, tante, tantissime famiglie evacuate dalle proprie abitazioni. A poco più di 90 ore dall'alluvione si sta provando a ricostruire una pseudo normalità su tutto il comprensorio, ma la situazione resta grave e tra gli abitanti permane paura e rabbia. Ho avuto paura, non tanto per me ma quanto per i miei nipoti e i figli, che io ormai ho 67 anni, ma tanto, sembrava che la montagna se ne veniva addosso. C'era mia figlia, quindi non sapevo cosa fare, sono uscito fuori cercando di trovare una via di fuga, ma purtroppo non... la cosa migliore infatti era quella di rimanere dentro casa, perché ci avrebbe potuto travolgere anche qualche frana. Noi abbiamo difficoltà nel dare delle risposte immediate a questa gente che ha bisogno di aiuto. Qui avete perso tutto? Tutto, non è rimasto niente. Tutto ciò che c'era in magazzino è andato distrutto. Cucine, soggiorni, sale, divani, tutta merce nuova da consegnare ai clienti. Sono andati distrutti i furgoni, sott'acqua 1,40 m, materassi, insomma non è rimasto niente. È normale che ci sia rabbia, perché in fondo è un qualcosa provocato. Le strade andrebbero liberate dagli alberi vicini, non dopo che succede che ammazzano la gente, facciamo un sacco di storie. In Calabria siamo abbandonati. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Restiamo nel Vibonese. La famiglia di Stefano Piperno, il giovane brutalmente assassinato a Nicotera lo scorso giugno, affida la sua difesa ad uno dei più noti penalisti italiani, ma in procura stamani si è discusso anche di un altro omicidio eclatante, ancora senza colpevoli. Parliamo dell'omicidio di Maria Chindamo. Ieri insieme con il collega Cozza abbiamo assunto la difesa come parte civile potenziale, e aver parlato con il professor Piperno, il papà di Stefano, con la mamma, la professoressa, è veramente stato un momento umano molto toccante. Un ragazzo sfortunatissimo che non meritava una fine così veramente atroce. La famiglia del povero Stefano Piperno, il ragazzo il cui cadavere fu rinvenuto carbonizzato lo scorso 20 giugno a Nicotera, s'affida ad uno dei più noti avvocati italiani, Nicodemo Gentile, già difensore di parte civile nei processi per gli omicidi di Sara Scazzi, di Teresa Trifone, di Roberta Ragusa e di Guerina Piscaglia, e s'affida al suo collega Antonio Cozza. Era un omicidio evitabile, famiglia per bene, veramente per bene, persone che assolutamente non potevano mai pensare che il figlio potesse subire un atto del genere. Stamani i due penalisti hanno incontrato negli uffici della Procura di Vibo il PM titolare dell'inchiesta, Filomena Liberti. Le cui indagini, condotte grazie al supporto operativo dei carabinieri, hanno consentito di arrestare i presunti autori del delitto Piperno, Francesco ed Ezio Perfidio, padre e figlio, il movente un presunto debito di droga. Vivono nel dolore, noi interveniamo oggi, cercheremo di capire, di fare luce e dare un aiuto alla procura, che sicuramente sta lavorando molto bene. Gli avvocati Gentile e Cozza erano accompagnati da Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, l'imprenditrice scomparsa il 6 maggio 2016 da Limbadi, uno dei casi di omicidio che più hanno scosso l'opinione pubblica italiana e tra i pochi rimasti irrisolti, malgrado l'impegno della procura di Vibo e degli stessi carabinieri, che invece nel frattempo hanno brillantemente chiuso le indagini, oltre che sul delitto Piperno, sull'autobomba di Limbadi, sull'omicidio di Soumaila Sakho, sulla strage di Cicco Olivieri e sull'agguato lungo la spiaggia di Nicotera. Ci sono persone, fatti e circostanze in mano alla procura, e mi auguro che prima o poi succeda qualcosa che ci restituisca, se non Maria, almeno la verità sulla sua scomparsa. Pietro Comito per la CNews 24.
Andiamo avanti con la cronaca, vi parliamo di un'intimidazione consumata con un chiaro linguaggio mafioso. Un cane ucciso e un quadro di Gesù che trascina la croce sistemati davanti casa. Vittima un attivista di Italia Nostra. Siamo sull'Alto Tirreno cosentino. Ce ne parla in questo servizio Francesca Lagatta. Il quadro l'ho trovato praticamente proprio appeso qui al centro del cancello e addirittura era più grande di questo limite, quindi penso di dimensioni un 50x70, se non più grande. Può significare che molto probabilmente sarò io adesso che dovrò portare la croce per qualche cosa che è stata fatta e quindi toccherà a me adesso patire le pene di Cristo. Un'intimidazione in piena regola, quella di ieri sera registrata nelle campagne tra Verbicaro e Orso Marso, in una zona isolata raggiungibile da una strada impervia. Un mistero nel mistero, con il cane dapprima ritrovato sanguinante e privo di vita, poi sparito nel nulla. Nel percorrere questo brevissimo tratto di strada io ho scoperto proprio in questa posizione il corpo di quel cane. Ho lasciato le luci accese della macchina per illuminarlo e constatare di che cosa si trattava. Già in questa casa ho trovato il 16 luglio del 2016 questo piazzale che si può vedere completamente pieno di sangue che ho già denunciato ai carabinieri alla stazione di Verbicaro a suo tempo ed era la sera del 16 luglio. L'altro mio cane, Martinella, un cane che avevo salvato da un marciapiede di Scalea, è stato preso a fucilate dalla strada verso casa. Francesca Lagatta, per la CNews 24. Restiamo nel cosentino e di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 107 a perdere la vita a un uomo di 56 anni di Spezzano della Sila. Si chiamava Umberto Carrievi, 55 anni di Spezzano della Sila, la vittima dell'incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 15, sulla statale 107 Silana Crotonese. L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto, diretto verso Cosenza, per cause in corso di accertamento. All'uscita di una curva posta lungo il viadotto acqua coperta, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato fatale, nonostante i soccorsi tempestivi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il personale dell'ANAS. Sgomento tra i familiari, la notizia si è sparsa in breve tempo nell'arco presilano dove la vittima abitava da sempre. Il traffico è rimasto a lungo interrotto con uscita obbligatoria per i veicoli diretti verso Crotone allo svincolo di Spezzano Sila, con deviazione sulla strada del valico di Montescuro e rientro in carreggiata a Fago del Soldato. Percorso inverso invece per gli automezzi diretti verso Paola. Agli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi il compito di ricostruire la dinamica. Salvatore Bruno per la CNews 24. La sanità, andiamo a Crotone per seguire le vicende del Marrelli Hospital. I dipendenti del gruppo si riducono gli stipendi per assicurare il sostentamento dei dipendenti della clinica privata che dal canto suo annuncia servizi gratuiti fino al prossimo mese di dicembre. Giuseppe Laratta. Il Marrelli Hospital di Crotone erogherà prestazioni gratuite fino al 31 dicembre prossimo e sino a questa data i dipendenti del gruppo aziendale doneranno circa la metà del loro stipendio ai colleghi della clinica privata. È quanto emerso dalla conferenza stampa convocata nel pomeriggio proprio dai lavoratori della struttura diretta dal medico imprenditore Massimo Marrelli, alla quale hanno partecipato anche le sigle sindacali. Il cittadino utente può recarsi da noi con la famosa ricetta rossa. Per chi non paga il ticket non pagherà nulla, per chi paga il ticket naturalmente andrà alla spesa soltanto del ticket e avrà gli stessi identici servizi che ha avuto fino ad oggi da parte del Marrelli Hospital. Lo facciamo passare come forma di sacrificio, ma è un grande piacere dare un pezzo di sanità e un pezzo di respiro a questo territorio che ne ha tanto bisogno. Siamo l'unica parte che abbiamo uno stipendio sicuro al momento, quindi stiamo donando percentuale del nostro stipendio ai dipendenti del Marrelli Hospital che in questi 3 mesi di fine anno saranno senza stipendio. Nessuno, e dico nessuno, ha detto no oppure ha fatto un passo indietro, ha detto lo facciamo. Dal 2 di gennaio noi vogliamo sapere da parte di chi è preposto che cosa si vuole fare del Marrelli Hospital e come si intende risolvere i problemi dei fabbisogni del territorio calabrese. Si tratta di dare una risposta immediata a tanti pazienti crotonesi che attraverso questa struttura avrebbero la possibilità di curarsi in loco. Da Crotone per l'ACNews 24.
E adesso vi raccontiamo la storia di Saida, arrivata dal Marocco in Italia per lavoro. In Calabria ha trovato l'amore, ma anche una malattia che la tiene inchiodata a letto. Adesso vorrebbe ritornare in Marocco per riabbracciare la sua famiglia e quella del marito che non ha mai conosciuto. Luana Costa. Saida viene da lontano. Dal Marocco ha raggiunto l'Italia alla ricerca di un'opportunità, di una vita migliore. È arrivata in Calabria 10 anni fa e a Catanzaro ha trovato il lavoro, l'amore, ma anche una malattia che però non le ha tolto la speranza. Tra me e un'amica che abbiamo lavorato insieme, da una dottoressa, e lei mi ha parlato di lui, mi ha detto che è un bravo ragazzo, che sta cercando una fidanzata. E così siamo conosciute, poi siamo sposate. Lei, badante, lui è assunto in un ristorante di Squillace. Si innamorano e si sposano a Roma, all'ambasciata del Marocco. La mia vita prima va stabile, sto lavorando, mio marito pure. E poi nel 2015 mi sono venuta qua, trasferita qua a Catanzaro Lido. E un notte mi sono stata male. Mi ha portato mio marito al pronto soccorso, poi mi hanno mandato dal ginecologia e mi hanno scoperto che c'è una massa nell'ovaio. La malattia regredisce, ma dopo un anno ritorna più forte di prima, attacca l'intestino e poi il polmone, senza tuttavia strapparle il suo unico desiderio. La mia famiglia, proprio mia sorella, i miei nipoti e la famiglia di mio marito pure, perché ancora non conosco nessuno. Il marito aveva già prenotato il volo fino a Bergamo, mercoledì sarebbero dovuti partire, quando l'associazione Maus la mette in contatto con un medico disponibile a visitarla. Speriamo bene che mi sto bene. Luana Costa per la CNews 24. Andiamo a Reggio Calabria, ci si ricorderà certamente del caso del ferroviere Pulitanò che dice sarebbe stato licenziato per le sue denunce sull'amianto. Trenitalia sostiene che non sia così e lo ribadisce in concomitanza della visita del ministro Toninelli in Calabria e la battaglia del lavoratore così continua. Angela Panzera. A Reggio Calabria l'11° congresso della FILT CGIL, mobilità, trasporti ma anche la tutela dei lavoratori, i temi trattati. Tra i presenti Nino Pulitanò, dipendente Trenitalia e responsabile della sicurezza, che dopo aver denunciato la presenza di tonnellate di amianto è stato licenziato. L'azienda, anziché mettermi da parte, doveva premiarmi, perché i problemi che ho portato avanti sono problemi alla luce del sole. Quindi mandarmi a casa in questi termini come un delinquente mi hanno mandato a casa. Il licenziamento è arrivato nell'ottobre del 2017, poche ore dopo le sue dichiarazioni alla stampa. Per l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, non c'è alcun collegamento tra i fatti. Ma questo è un caso, ma non c'entra assolutamente. Voi escludete che sia una ritorsione? Assolutamente. Quali sarebbero questi comportamenti errati del signor Pulitanò? Adesso sono dei comportamenti non conformi alle regole che poi portano a quei provvedimenti lì. I provvedimenti disciplinari che hanno portato al mio licenziamento, già due si sono conclusi al Tribunale di Roma e sono stati tutti e due a favore mio, totalmente a favore mio. Anzi, l'azienda è stata sanzionata, è stata condannata Trenitalia per il comportamento nei miei confronti. Pulitanò, che si è opposto al licenziamento, affronterà dinanzi al giudice del lavoro di Roma il processo che inizierà il 14 novembre. Il loro scopo qual è? Di lasciarmi fuori per non portare avanti altre problematiche, questa è la verità. Perché dice lui rientrando tirerà fuori altre cose, ma io le tirerò anche se rimarrò fuori. L'amarezza è grande, ma è anche grande la sua determinazione per aver fatto la cosa giusta. La strage di Viareggio, la strage di Pioltello, quella di Andria, quella di Area adesso alle porte di Torino. I dirigenti sono stati tutti premiati e io che ho difeso la mia città, ho difeso i lavoratori da un problema molto grave, sono stato mandato a casa. Io ho salvato vite umane, loro li hanno ammazzati. Angela Panzera per la CNews 24. Ecco, quindi sembra ormai chiusa la questione politica sulla realizzazione della nuova statale 106 Sibari-Roseto. L'opera, seppur tra mille perplessità, si farà e a chiarirlo ancor più del ministro Toninelli è stato il senatore Nicola Morra. L'opera al 99,99% si dovrà fare. Insomma, la nuova statale 106, per buona pace di tutti, o quasi, si farà. E non c'è modo di bloccare un progetto di cui il governo Conte e soprattutto il Movimento 5 Stelle avrebbero fatto volentieri a meno. E questo concetto lo ha ribadito chiaramente il senatore Nicola Morra a Crosia,
intervenendo ad una convention pentastellata dai toni abbastanza accesi, organizzata per promuovere la candidatura del giovane Davide Tavernisi alla corsa alle regionali. Per Morra, così come per i deputati 5 Stelle sibariti, gli ormai prossimi lavori di ammodernamento della Sibari-Roseto rappresentano un'opera esosa ed inutile. Il vero problema è che quest'opera non è affatto l'avvio di una messa in sicurezza della 106, quanto piuttosto un raccordo autostradale che permette da Nova Siria e da Roseto Capospulico di arrivare a Sibari. Questo significa ridurre al massimo gli investimenti, spostare un pochino di traffico su un altro asse viario e poi dire ai calabresi, vabbè, tenetevi la 106 così com'è. Inoltre, nei cantieri ci sarà da lavorare per tenere lontani gli interessi dell''ndrangheta. Noi vorremmo controllare tutto con scrupolo, perché nessun appalto e soprattutto nessun subappalto dovrà finire in mani non pulite. Marco Le Fosse per la CNews 24. E cambiamo decisamente pagina. L'Università della Calabria festeggia il suo primo mezzo secolo di storia. Salvatore Bruno. La cerimonia di intitolazione a Beniamino Andreatta del ponte sul Campagnano tra Cosenza e Vende ha ufficialmente aperto le celebrazioni per il cinquantenario della legge istitutiva dell'Università della Calabria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 1968. Ci volle poi il 1971 per avviare le attività didattiche. 600 gli studenti iscritti al primo anno accademico, oggi sono oltre 30.000. La determinazione di Andreatta, ex ministro e primo rettore dell'Ateneo di Arcavacata, fu fondamentale per consegnare ai giovani una opportunità di lavoro. La targa è stata scoperta dalla vedova di Andreatta, Gianna Petronio, insieme ad una delle figlie. Se suo padre fosse qui oggi sarebbe molto contento. Sicuramente ha voluto fondare un'università che fosse basata sull'eccellenza didattica, chiamando anche dei professori dall'estero, da tutto il mondo, e poi anche per gli studenti un'esperienza residenziale come nei campus universitari anglosassoni. La legge parla di residenzialità. Ma chi ha dato corpo alla residenzialità è stata Andreatta con lo statuto. Uno statuto eccezionale, con la creazione per la prima volta in Italia dei dipartimenti. Il campus è stata una grande scelta 50 anni fa e oggi ha un ruolo ancora più importante. L'intitolazione del ponte è stata salutata da numerosi rappresentanti delle istituzioni. Ospite della manifestazione l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, allievo di Beniamino Andreatta. L'idea iniziale di Andreatta fu quella di un grande campus con una vocazione internazionale che quindi aprisse la Calabria e aprisse la Calabria alle eccellenze mondiali, così come oggi sta accadendo, può accadere ancora di più, c'è bisogno di maggiore impegno, ma a me sembra che i semi di quel tempo sono stati ben piantati e il futuro può essere ancora migliore. La cerimonia è proseguita al Teatro Auditorium dell'Università, dove è stata tra l'altro allestita una esposizione di documenti e del plastico del nascente Ateneo. Salvatore Bruno per la CNews 24. Nacque a Catanzaro il 7 ottobre 1918 l'artista internazionale Mimmo Rotella. La sua città natale celebra il centenario con una mostra che racchiude opere, documenti ed elementi biografici all'interno della Casa della Memoria dello stesso Rotella. Il servizio è di Rossella Galati. 100 anni fa, da una famiglia catanzarese della media borghesia, nasceva Mimmo Rotella, uno degli artisti più influenti del Novecento, che con i suoi celebri décollage ha portato la Calabria nel mondo. E così, per celebrare il primo centenario della nascita dell'artista catanzarese, sono state organizzate una serie di iniziative in tutta Italia. Tra queste anche una mostra nella sua città natale, che raccoglie opere, documenti ed elementi biografici che sottolineano il forte legame tra il maestro e la sua terra d'origine. Una figura importante per Catanzaro, perché fa del maestro Rotella un personaggio che ha avuto lustro, grandi riconoscimenti a livello mondiale, quindi è giusto che Catanzaro ricordi questa figura. È la Casa della Memoria Mimmo Rotella ad ospitare la mostra, la stessa casa in Vico delle Onde su Corso Mazzini, nella quale Rotella visse la sua adolescenza insieme alla madre, modista di professione, famosa per i suoi cappelli apprezzati in tutta la Calabria. L'esposizione, realizzata dalla Fondazione Mimmo Rotella e dal Mimmo Rotella Institute con il supporto della Regione Calabria, resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2019. L'invito è quello di andare a fare visita alla Casa della Memoria di Mimmo Rotella, gestita dalla
dalla Fondazione. Come Comune nel mese di ottobre andremo a proiettare un film documentario sulla figura di Mimmo Rotella al San Giovanni, quindi l'invito è di vivere questi momenti dedicati a questa importante figura che ha fatto la storia dell'arte nel suo settore. Bellissimi quadri, bellissime opere che sono tutti da scoprire. Rossella Galati per l'AC News 24. È tutto, vi ricordo che potrete rivedere questa ed altre edizioni del nostro telegiornale sul nostro sito lactv.it. Grazie per aver preferito la nostra informazione, buonasera. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LaC News 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. LaC News 24, la Calabria che fa notizie.